Salve a tutti gente, sono Caso 90 ed eccoci qua su Assassin's Creed Number 1. C'è sta tizia che ha bisogno d'aiuto. Mi sa che ce li facciamo sti qua. Guarda tipo oh! Perché non li attacca dall'alto? Io mi ricordavo che facesse a fare la roba, tipo a scoppiarli male. No, li voglio ammazzare adesso. Vai vai, via. Sciò, sciò, sciò. Ciao, muori. Boom. Troia. No. Oddio. Mi son visto male lì in mezzo. Tiè. Adesso che è distratto. Vai, vai. Muorici male. Tiè. Scendiamo qua giù. Levati dal cazzo. Devo parlare con sta tizia. Siete passato proprio al momento giusto. Ancora poco e mi avrebbero portato via. Prego. Vole. Che cazzo vuoi? Ah, ok, abbiamo sbloccato qualcosa, tipo sti tizi, ovvero. Cioè, se noi ci mettiamo qua in mezzo, non è vero. I vigilanti... Ah, no, bloccano gli inseguitori, questa, basta. Quindi io vado così. Non sono io. Non sono io. Allora, dobbiamo prendere. Lì c'è la gita dell'assassino e dobbiamo andare in quella zona là in fondo. Merda! Tua mamma va a cagare. Tiè, questo è un templare. Questi sono stronzi. No! No! No, no. Se io ti prendo e poi ti scoppio a terra. Aia, no, non fa. Mica, guardate come è caduto. Piano piano, tifo. Pop. Ah! Ah! No, 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 no. Mi sta per desincronizzare. Allora, no, che cazzo è successo? Pezzo di me, che cazzo sto, stavo leggendo i consigli, cazzo, fammi leggere i consigli almeno, no, no, non dico molto altro, i consigli volevo leggere, basta, vabbè me ne vado, va, a cagare, con la testa bassa, così me ne vado, esatto, imparerò più avanti, allora, scusate ma c'ho tipo... tosse potente, giusto per farvelo sapere. E noi dobbiamo andare verso quella parte per le missioni, stavo dicendo. Solo che ci ha beccato un templare prima. Se non erro, erano i templari. Quindi quelli appena ci vedono ci fottono la mother. Allora, vediamo un po'. Se io passo da qui per prendere un pochettino più di yeah. Ok, allora sali un po'. Questo lo voglio fare, giusto per... per magari avere più visibilità del territorio, ecco. Che non vorrei che finisse prima. Olle, sal, vai, vai, bravo. Bravo, Altair, bravo, guarda. Guardate che agilità, che stile. Sembra una... non lo so, un geco sembra, come si arrampica. Il geco Altair, vai. Sali, zio, bravo. Oh, che cazzo, hai visto? Dai però, cioè non dico che non devi, però devi. Oh, bravo. Vediamo un po', sincronizziamo così dall'alto vediamo tutto, che siamo dei fighi. Guardate un po' che figaggine che abbiamo addosso, proprio me la sento nel corpo. Che bello, guarda, da qua si vedeva tutto poi, non credo gli servano altri punti d'osservazione. Ah, comunque, vedete, abbiamo scoperto un'altra roba da ascoltare. Quindi andiamo un pochettino, vedi. Allora andiamo prima di tutto, visto che ci siamo. No, mo te ne stai dove sei, non me frega niente. Andiamo 3 secondi qui, verso il pugno. Perché sicuramente dobbiamo prendere a calci qualcuno finalmente. Oh, ok, aspetta. Sali qua, va. Sali. Zio, sali. Vai, ho detto. È lento però. Sì. Verremo sicuramente. Ah, lo devo borseggiare. Quindi aspettate, qua sopra non ci faccio niente allora. Ops. Scusate, ma non volevo. Vole. Hai capito bene? Devo consegnare la lettera al vostro amico mercante. E sai chi vedere? Lo stesso uomo di sempre. Non sognarti di rivelare la mia presenza in città. Abbiamo molti occhi, molti orecchi. E molte armi, sì. Buone per far tacere chi parla troppo. Lo so bene. Avete la mia parola. Bene, allora sbrigati. Non c'è molto tempo. Ok. Vediamo un po' come si muove. Io vado da sto tizio, ovviamente.
No, devo stare un pochettino più... Ecco, aspetta, devo fare attenzione, Fer. Perché se no mi becca, tipo. Quindi io mi avvicino piano piano. Mi avvicino piano piano e... Vai, però! Puffet! Tipo, gli stava passando a fianco, non so perché. Oh, mi dispiace. Non stavo mica... No, no, non ti ho borseggiato, zio, tranquillo. Comunque, andiamo via, va. Sta andando via. Stai calmo, zio, perché... Oh, guardate! Ciao. Vai, ti aiuto, zia. Ti aiuto, vai, vai. Non stavi andando dall'altra parte. No, era dall'altra. Dall'altra parte, vai. Vai dall'altra. No. Aspetta, tuca. Stavamo facendo il tuca, non so perché. Vai dall'altra. Ti distruggo. Vabbè, andiamo avanti, va. Che forse è meglio. Oh, scusi, signora guardia. No. Dov'è il tizio da cui devo estorcere informazioni? Fai vedere. Puff. Perché sto facendo tutto questo? Puff. Ok. Non so perché l'ho fatto, però mi è piaciuto, sappiatelo. Allora, vediamo un po'. Qui. Oh, qui c'è anche una... Yeah. Ah, ecco. Una yeah, soprattutto, si chiamano così da oggi. Da un po' si chiamano in questo modo. Scendi, zio. Vai. Ole. Stai qua. Dov'è il tizio che bisogna ascoltare? Quello. Ascoltare, quella è. Ti dico che sono i topi. No, i bambini. Li ho sentiti ridere. Topi o bambini, comunque sia, nuoce ai nostri affari. Tutto quel rumore. Bisognerebbe salire su quelle travi e sbarazzarsene. Chissà come fanno a salire lassù. Dal cortile centrale, molto probabile. Dovremmo chiedere alle guardie di controllare. Ah, sono troppo occupate a lustrare il deretano del loro signore. Beh, non male come lavoro. Lustrare deretani. Molto bello. È possibile accedere alle travi sopra il cortile centrale. Ok, abbiamo nuove informazioni, ovviamente. La tua indagine è completa. Torna alla dimora e inizia la missione dell'assassino. Se preferisci puoi anche condurre altre indagini. Direi di sì, ci facciamo l'ultima visto che è lì. E visto che ci siamo, scusate. Normalissimo. Normale routine per Altair. Sali, cazzo. Ti sei salito un muro di 2 metri e non riesci a salire qua. Ok, questa roba è strana. Però, va, andiamo via, va. Ho capito, passo da qua. Scusatemi. Scusa, avrei fretta. Scusate. Ops, mi dispiace per il tuo vaso. Non l'avevo visto. Vai, salta. Fuggi dalle guardie. Prima che magari rompano il cacchio. Guardate come fa tutto piano piano, tipo. Cioè, non c'è. Ovviamente non ce la farei mai a fare una cosa del genere. Però per dire, lui che dovrebbe essere l'assassino prediletto, non riesce a salire le scalettine lì. Fantastico. Vai, ops. Olle, hai visto? Ah no, ma io qui forse non posso neanche entrare. Quindi usciamone veloci. Perché non si sa mai. Non vorrei tutte le guardie. Oh gente, guardate, lo so fare anch'io. Guardate. Lo so fare anch'io. Guarda che bravo. Hai visto? Andate a cagare, vale, levatevi dal cazzo. Allora, questo sta parlando, bla bla. Non puoi fare quello, non puoi fare quest'altro. Io faccio quello che voglio, hai capito? Scusatemi. Ok, che cacchio dobbiamo fare qua? Dobbiamo salire, ok. Quindi, scusatemi signori, devo disturbarvi un attimo. Oh, eccolo qua. Trovato, so voi. Salute e pace, Altair. Stai cercando informazioni per eliminare Tamir, giusto? Temo di non poterti aiutare. Ma Bahir forse sì. Non dovrebbe essere molto distante da qui. Ok, e dove devo andare però? Ah, ok, lì. E cazzo, a dirmelo prima, non che me lo dici a... Come parte il tempo. Sali. Ok. Si fa. Corsa sui tetti. Vai. Ma tu sei scemo in testa. Devi restare sui tetti. Non sotto i tetti. Adesso è un casino. Mari, non ce la facciamo neanche arrivarci. Cacchio. No vabbè. 62. Sì, forse ce la facciamo. Dai. Vediamo un po'. Mari, prendiamo una piccola scorciatoia. Mari, prendiamo le scale. Prendi le scale. Madonna Altair. Prendi le scale. Prendile. Oh vai. Vabbè, farcela ce la facciamo, cazzo. Dovrebbe essere una delle prime prove. Non credo rompano le balle proprio su questo. Allora, vediamo un po'. Dove sarà l'informatore? Non ne ho la più pallida idea. Qua sotto? Sì, è qua sotto. Ciao. Mi sta guardando come per dire, ma il tempo non si ferma se non mi parli, eh. Dunque, te chiami? Scusa. No! No!
Ma stava parlando, gli ho dato un colpo per sbaglio. Adesso non sapremo mai più cosa aveva da dirci il tipo. Vabbè, ritorniamo a dare le prove che abbiamo trovato, le informazioni eccetera. Questa era da trovare e questa abbiamo trovato. Salta prima qua e poi risalta qua, bravo. Vediamo un po' quanto manca. 50, 42, ok. Adesso mi dice anche dove devo andare. Perfetto, prima non me lo diceva. Forse perché erano troppe missioni. Comunque arrivati. Calati. Calati, ho detto. Olè. Sopra il pozzettino lì. Poi cos'è? Un lavandino. Che è sta roba? È tipo una fontanella, ok. Uè? Altair, benvenuto, benvenuto. Ho fatto ciò che mi hai chiesto. Ora dammi il segno. Ogni cosa a suo tempo. Dimmi cosa sai. Tamir controlla il Suk al-Silah. Sta facendo fortuna con la vendita di armi e armature e molti lo sostengono in questo. Fabbri, mercanti, finanzieri. È il più grosso mercante di morte della regione. Hai escogitato il modo per liberarci da quell'impiastro? Si terrà un'assemblea al Suk al-Silah per discutere di un'importante vendita. Dicono che sia il più grosso affare che Tamir abbia mai fatto. Sarà distratto dal lavoro. Colpirò allora. Il tuo piano sembra sensato. Ti do licenza di andare. Ok. Si è fatto il volere di Al-Mualim. Puoi rimanere qui finché non sei pronto. Perché dovrei restare qua? Far che? A guardarti mentre fai vasi. Cioè, non lo so. Ciao Ciccio. Cazzo devo... Ah, ok. Avevo detto, boh, devo restare qua a guardarti mentre fai vasi, non lo so, invece no. Ah, ok. Tamir è nel Suk, indaffarato. A preparare una grossa spedizione di armi. È il momento di colpire. Perfetto, andiamo. Ci facciamo la missioncina, va? Visto che ci siamo, è anche un po' lontana, quindi meglio avviarci ora. Invece che prendere tipo il caffettino che ci siamo appena svegliati, a noi ce ne sbatte il cazzo di prendere il caffettino, quindi... Subito al Suk dobbiamo andare, al Suk del discorso, perché è quello che ci serve vivamente, la prima cosa che ci serve è quello. Quindi, salta bene, sì, pensavo cadesse, perché io sono, Assassin's Creed sono una frana a saltare da un posto all'altro, non so perché. Perché la maggior parte delle volte mi trovo le strade più sceme e cado, quindi è un mio difetto, è un mio difetto di AC. Infatti alle robe dove bisogna saltare avanti e indietro eccetera perdo quasi sempre. Cioè non che perdo, diciamo che le devo fare un paio di volte prima di riuscirci. Olè. Ah, no, forse dovevo andare qua, giusto. Aspetta. E infatti al Suk. Vai. Ok, vediamo un po' adesso che è indaffarato. Io mi metto la lama celata perché sono un gran figo. Ok. Avete qualche momento? Cosa devo fare qua su? Forse ho fatto male a salire qua sopra. Aspettate un attimo. Ecco appunto. Ora, scusatemi. E che cazzo devo fare? Ora. Non mi interessano i tuoi calcoli. I numeri non cambiano nulla. Dov'è? I tuoi uomini non sono riusciti a rispettare la consegna, perciò io ho deluso il mio cliente. Ah, eccolo. Ma ci serve più tempo. Questa è la scusa dei pigri o degli incompetenti. Tu cosa sei? Nessuno dei due. I miei occhi dicono altrimenti. Ora, dimmi, che cosa intendi fare per risolvere il nostro problema? Quelle armi servono adesso. Non vedo soluzione. Gli uomini lavorano giorno e notte, ma il tuo cliente chiede troppo. E la destinazione è una strada difficile. Vorrei che fabbricassi armi con la stessa abilità con cui fabbrichi scuse. Ho fatto il possibile. Non è abbastanza. Allora forse chiedi troppo. Troppo? Ti ho dato tutto! Senza di me saresti ancora a incantare serpenti per qualche moneta. In cambio ho chiesto solo di rispettare l'ordinativo che ti ho dato. E dici che chieda troppo? Che è successo qualcosa prima... Come osi mancarmi di rispetto? Calma, Tamir. Non volevo insultarti. Allora ti conveniva tacere. Ecco appunto. Fermo.
fermo? Ho appena cominciato. No, fermati. Aia. Sei venuto nel mio souk, davanti ai miei uomini. E hai usato insultare me. Devi stare. Tu. Posto. No, lascialo lì. Scusate, gente, ma a me... Lezione a tutti voi. Pensateci due volte prima di dirmi che non si può fare. Ora tornate al lavoro. A me fa ridere il fatto che il tipo sia venuto nel suo souk. Poi... no, non so voi. Comunque, devo ammazzare sto scemo io adesso. E si ammazza... Così! Subito. La pagherai per questo. Tu e i tuoi simili. Sembra che siate voi il solo a pagare, amico mio. Non trarrete più profitto dalla sofferenza. Mi hai preso per un mercante di morte qualunque, un parassita della guerra. Strano bersaglio, non trovi? Perché io, quando tanti altri fanno lo stesso? Vi considerate differente, dunque? Oh, ma lo sono. Già che servo una causa ben più nobile del mero profitto. Come pure i miei fratelli. Fratelli? Ah, credi che agisca da solo? Sono solo una pedina. Un ruolo da interpretare. Presto conoscerai gli altri. E non gradiranno quello che hai fatto qui. Bene, sono ansioso di sbarazzarmi anche di loro. L'orgoglio. Ti distruggerà, ragazzo. Olè. E voi sicuramente direte, è stato facile. Esatto, era facile questo. Ah, torna a dimora da anonimo per completare la missione. Ok, quindi devo fuggire male. Che cazzo sta succedendo? Andatevene via, andatevene via dal cazzo. No, 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 che fai? Così ti colpiscono, ti tirano le pietre perché sono stronzi. Ecco appunto, ci siamo già bloccati, vai. Olè. No, qua ci vedono, zio. Salta. Mancato per pochissimo, tipo. Puff. Vai, 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 vai. Ma che cazzo stai a fare? Vabbè, olè. La Q visuale di inseguimento, vero? Quale sarebbe la visuale di inseguimento? Oh, vabbè. E vai avanti. Ciao, gente. Rappate i coglioni. Vai. Fai qual... Oh, vai. Fuggi. Bravo. Ole. Vai. Puff. Puff. Via dal cazzo. Via dal cazzo. Io sto tentando di scappare male e non so dove andare. Perché mi dovrei buttare da qualche parte per nascondermi, capite? Ma... sali. Là presto, cazzo, qua mi beccano fisso, cioè non è possibile. Fai qualcosa di utile, cazzo. Cazzo, 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 cazzo. No, devo girare qua. E poi qua, vai. Ok, devo cercare di non farmi più beccare. Non è possibile, è impossibile, cioè oh, sì. Sì, 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 vai dentro, vai. Olè, ce l'ho fatta. Non so come, ma ce l'ho fatta. Ok. Esatto, vattene via che è meglio. Se no ti ammazzo. Ok. A dileguarsi nell'ombra, poi ero qua. Vabbè, meglio per me, va. Ok. Siamo riusciti a non farci beccare dal tipo. Adesso andiamo direttamente a dare il contatto. Così, fatto fatto. E via. E si fa prima. Spero sentiate tutto perché... Perché boh. Io ho aumentato tutto al massimo, ho messo tutto quello che potevo al massimo per farvi sentire, spero sia così. Poi... M'è giunta voce della tua vittoria, Altair. Hai la mia gratitudine e la mia stima. Grazie. È un peccato che gli altri assassini continuino a portarti così poco rispetto. Rafik, non mi curo del giudizio altrui. Come vuoi, Altair, informa al Mualim della tua vittoria. Sono sicuro che avrà altro lavoro per te. Avanzamento rapido, un ricordo più recente.
Ok gente, qua abbiamo fatto assassino completato, il bersaglio è stato eliminato, bla 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 bla. Ci abbiamo fatto, ovviamente adesso si va, c'è salvataggio e si passa a un ricordo più avanzato, ovvero dal Mualim direttamente. Non so quanto sta durando questo episodio, però ormai ci siamo e via. Ah ecco, no, ci fanno uscire. Fuori dalla macchina, signor Miles. Che succede, Doc? La signorina Stillman insiste ancora che la faccia riposare. Stai calmo, zio. Comunque, gente, spero che l'episodio vi sia piaciuto. Diciamo che finisce qua per adesso. Quindi mettete tanti likes, tanti commenti, tante condivisioni a questo video. E ci si vede al prossimo qua su un'altra avventura di Assassin's Creed. Ciao a tutti!